Allora, siamo con Paco Mengozzi che ci presenta questa maglietta, ma soprattutto la serata che si preannuncia storica. Sì, un'ottava edizione del Warehouse Festival, bella. Venerdì 10 settembre ci saranno tre artiste donne che ci fa anche molto piacere avere in scaletta, tutto al femminile, con Beatrice Antolini, Margherita Vicario e Mischeta. Come dire, una grande festa, tre artiste diversissime, ma come dire, in grande forma e in un momento anche bello della loro carriera. Sarà una bellissima festa perché il pubblico è seduto, distanziato, con tutte le norme sotto controllo, però chiaramente l'energia delle artiste si farà sentire. Questa location particolarissima, con anche un impianto audio nuovo che stiamo testando in questi giorni, che sarà anche una chicca in più, e quindi si aspetta veramente una grande festa. È sold out le prenotazioni, quindi non c'è più possibilità di entrare, è tutto strapieno e siamo felicissimi di avere queste artiste ospiti in questa edizione del festival dentro il progetto Zero Spreco. Quando siete partiti 8 anni fa, avresti pensato di arrivare ad ora? No, sinceramente era anche un esperimento, no? È una cosa particolare di portare un contenuto culturale, musicale in un ambiente così particolare, così anche da conoscere, da far conoscere ai cittadini, quindi era un esperimento che è nato così, vediamo che succede, però poi negli anni è cresciuto molto, c'è stato ospiti bellissimi, prestigiosi, bellissimi concerti. Anche in questi 2 anni di difficoltà legate insomma alla pandemia, comunque il festival è cresciuto e ha portato Gazzella l'anno scorso, per dire, quest'anno queste artiste importanti, quindi insomma è un bel segnale. Si spera poi l'anno prossimo di tornare anche a un'edizione ancora più, come dire, partecipata e rumorosa, tra virgolette. L'ottava edizione è un momento importante perché cominciano a essere anni di Warehouse slash Belfast, e sono anni in cui proprio contemporaneamente questo impianto dal vecchio inceneritore è stato trasformato nella moderna centrale di recupero e verrà ulteriormente implementato proprio nella direzione del recupero energetico, stando all'interno di quelle che sono proprio i dettami dell'economia circolare. Poi portare la musica qui è molto importante perché la musica è quel linguaggio comune a tutti i popoli e che ti fa veramente oltrepassare certe barriere, certi confini mentali. Oltre a questo, il buon Paco ha fatto una line-up tutta al femminile che mi ha trovato assolutamente d'accordo, contento e felice, proprio anche perché è un momento storico dove vediamo il ritorno anche di certe intransigenze. A noi non piace. Quindi abbiamo cercato di comunicare questo, quindi trasparenza, linguaggio un pochino per tutti, apertura massima e soprattutto un segno più, guardiamo veramente al futuro, guardiamo di ripartire perché occorre, chiaramente nel rispetto delle norme e con la massima prudenza, occorre veramente a questo punto andare avanti.